Aurora Bertrana nasce a Girona nel 1892. Tra gli elementi che caratterizzano la sua esistenza ce ne sono alcuni che sembrano acquisire un particolare fulgore: la musica, la scrittura, la questione femminile e ovviamente il viaggio. Sin da bambina, Aurora Bertrana è appassionata di geografia, ama gli Atlanti e le carte geografiche sulle quali, dispiegate dinanzi a sé, traccia i propri itinerari da un capo all'altro del mondo. Accanto alla geografia c'è poi l'altra sua grande passione, la musica. Interessi che in realtà risultano complementari, poiché è proprio grazie alla musica che Aurora compie i suoi primi viaggi. Il primo in assoluto a Barcellona, dove va per perfezionare gli studi musicali. Il secondo a Ginevra, dove va per intraprendere gli studi letterari, ma anche per proseguire quelli musicali. Sappiamo che agli inizi degli anni 20 Aurora Bertrana si esibiva un po' dove ne aveva la possibilità, e ce lo dice lei nelle sue memorie. Nell'anno 20, ad esempio, sappiamo che suonò in un caffè del Raval, in corrispondenza della Rambla de Santa Monica, con una orchestra de señoritas. Successivamente, nel 1924, sappiamo invece che si esibì in alcuni hotel delle Alpi, assieme al suo trio jazz. Il primo trio jazz femminile in Europa, per l'esattezza, e l'anima del trio è proprio lei, Aurora Bertrana. Sempre negli anni 20, Aurora fa un incontro molto importante, quello con Denis Chauffat, un ingegnere che già dall'inizio si mostra molto interessato alla scrittrice catalana. Ci sarà una storia d'amore tra i due, addirittura si sposeranno nel maggio del 1925, ma è un'unione non destinata a durare, a causa di forti divergenze politiche. E questo però è un incontro molto importante per la Bertrana, importante non solo da un punto di vista sentimentale, ma importante perché dà la possibilità alla scrittrice catalana di realizzare un sogno che aveva da bambina, e cioè raggiungere l'Oceania. In Polinesia hanno bisogno di un ingegnere per la costruzione di una centrale elettrica e Aurora, ovviamente, convince il marito ad accettare l'incarico. Scriverà successivamente: Oceania, chiarore vibrante, spazi illimitati, luccichio tremulo all'orizzonte. Mentre in Polinesia, Aurora scrive dei racconti che pubblicherà regolarmente tra il 1926 e il 1929 sulla rivista catalana La Cidaia. Quando torna in Catalogna, la casa editrice Proa, nel 1930, le dà la possibilità di pubblicare in un unico volume i suoi racconti oceanici. Nascono così i Paradisos Oceanics, paradisi oceanici. E in essi la Bertrana praticamente fa parlare i sensi, e a dircelo è la stessa autrice che in un passaggio dell'opera dice: mi affido soltanto ai sensi per narrare, per descrivere questa natura selvaggia e misteriosa. Ed in effetti è così. La Bertrana non descrive semplicemente quello spazio, prima di narrarlo si premura di assorbirlo. Scriverà successivamente, nel 1936, in un altro suo bellissimo libro di viaggio, El Maroc Sensual y Fanatic, Il Marocco Sensuale e Fanatico, ma che può valere anche per quanto riguarda il discorso dell'Oceania, dice: le mie pretese letterarie si limitavano a due cose essenzialmente. Da una parte, quello che volevo era dipingere i luoghi che avevo incontrato lungo il cammino e che avevo visto con quegli occhi profani, avidi e curiosi di una viaggiatrice instancabile. Dall'altro volevo parlare delle persone che avevo incontrato lungo il cammino, facendomi guidare un po' da quelle che erano state le mie reazioni sentimentali ed intellettuali. Quello che mette in atto la Bertrana, sia in Oceania, sia in Marocco e in qualsiasi altro spazio che poi visiterà e successivamente descriverà, è un attraversamento aptico, che quindi non si riduce ad un'esclusiva funzione cinetica o cinestetica. Ma esso si concentra, è un tipo di passaggio che si concentra sul momento decisivo, su quel momento che rende possibile al paesaggio esterno di tradursi in paesaggio interiore e viceversa. Ovviamente alla descrizione, e non può essere altrimenti, concorreranno anche l'olfatto, l'udito e la vista, facendo sì che la narrazione, abbandonata la bidimensionalità del foglio, arrivi a toccare profondità grandissime.